neće niko. Neće te otići. Ne može. Ne pobjeći će. Polako, polako. Polako, rekoče. Polako. Srebrenica, Bosnia, primavera del 1993. Il generale Morillon, che comanda il contingente delle Nazioni Unite, entra nella città assediata dai serbi e la gente si aggrappa a lui come all'ultima speranza, nella certezza che potrà fermare i bombardamenti. Così non è andata, ma ne parleremo fra pochi minuti per la terza parte di Jugoslavia, morte di una nazione. In diretta seguiteci, vi racconteremo la guerra di Bosnia, vi racconteremo come sono scese in campo le superpotenze e come si è arrivati agli accordi di pace di Dayton, che purtroppo, sappiamo in queste ore, la pace non hanno portato. Tra pochi minuti su Rai 3, Jugoslavia, morte di una nazione. Febbraio 1994, la strage al mercato di Sarajevo, 68 morti. Così, sotto le granate, se ne va la vita della gente che va a fare la spesa al mercato della capitale della Bosnia, assediata dai serbi. E adesso andiamo su un'altra sequenza simbolo di quel periodo. Questo era il ponte di Mostar, un'altra città della Bosnia, e così le granate hanno distrutto parte della cultura e parte della tradizione di quel popolo durante la guerra. Ma non è soltanto la strage al mercato, non è soltanto il ponte crollato di Mostar, sono anche i profughi. Primavera del 1993 e siamo a Srebrenica. La gente sta fuggendo, così come oggi fuggono i profughi dal Kosovo, e quello che vedete è il generale Morillon, che in quel periodo comandava le forze delle Nazioni Unite in Bosnia. Morillon è stato l'uomo a cui i bosniaci, soprattutto quelli di Srebrenica, si sono aggrappati nella speranza di trovare una svolta all'assedio, alla guerra che stava distruggendo la loro città. Allora come oggi ci sono persone, ci sono sigle che incarnano in qualche modo la speranza. Da Srebrenica comincia questa sera la terza parte del nostro viaggio nella storia del disfacimento, se così possiamo dire, della Jugoslavia di Tito, che si è trasformata rapidamente nella Jugoslavia dei serbi che Milosevic in queste ore continua ad immaginare. Questa sera vedremo e ascolteremo protagonisti, altri filmati, devo dire davvero sconvolgenti, e ci rifletteremo sopra insieme a Paolo Mieli, direttore editoriale della Rizzoli Corriere della Sera, e a Paolo Garimberti, che è vice direttore di Repubblica e che si è occupato a lungo delle questioni della Bosnia. Io direi di ricominciare proprio da dove ci siamo fermati, cioè questa sequenza del generale Morillon che entra a Srebrenica. Vediamo che cosa accade la primavera del 1993. Il
Il generale Morion si mette personalmente alla testa di un convoglio di viveri diretto a Srebrenica. Ma i serbi gli impediscono di sfamare la città assediata. Continuavo a ripetere ai serbi: dite di volere la pace. Bene, vi voglio credere. Allora mostratemi che siete sinceri. Lasciatemi entrare in città. I serbi lo lasciano passare, ma senza i rifornimenti. Lo indirizzano su una strada minata. Scampa miracolosamente all'esplosione di una mina. Migliaia di profughi si aggirano come fantasmi per la città. Questa è una delle conseguenze della pulizia etnica. Un'infinità di persone camminava nella notte in silenzio. E faceva freddo. Di sera la temperatura scendeva a 20 gradi sotto lo zero. Impossibile descrivere quella tragedia. Spettacolo di miseria. Morion va subito in cerca del comandante Oritz, capo delle forze musulmane che difendono la città. Dissi a Morion: non ci ritireremo mai da Srebrenica. E aggiunsi: combatteremo fino all'ultimo uomo. Non ce ne andremo mai. I musulmani accolgono il comandante della forza ONU in Bosnia come ospite d'onore. Aperta una via di collegamento con la città, Morion si prepara a tornare a Sarajevo. La gente di Srebrenica gli si raduna intorno. Alcuni ci affidavano lettere, altri ci chiedevano di contattare parenti o amici. Poi accendemmo i motori per metterci in marcia. Avevamo l'impressione di piantarli in asso, di abbandonarli. Ostaggi o prigionieri, fatto sta che non potevamo partire. La dimostrazione dei musulmani non è spontanea quanto sembra. Avevo inviato al nostro comandante un messaggio in codice. Diceva: trattenete Morion a Srebrenica fino a quando non garantirà la sicurezza della nostra gente. Morion viene trattenuto per 2 giorni nell'ufficio postale. Il generale deve trovare una via d'uscita. Morion mi disse: hai una bandiera dell'ONU? Risposi di sì. Splendido, mi disse. Voglio un megafono. Glielo portarono. Allora il generale, con una voce del tipo 40 sigari al giorno, urlò nel megafono: booms into this tannoy. I deliberately came here and I have now decided to stay here in Srebrenica. You are now under the protection of the UN forces. Morion decise di restare. Noi pensavamo di essere prigionieri, ma il generale capovolse la situazione e la folla applaudì. Ricordo le sue parole: non abbiate paura, resterò con voi. But if this doesn't work, General, what do you think it will do to the people? Because they warned you. It will work. La promessa di Morion obbliga l'ONU a cambiare politica. Il generale ha schierato la forza di pace a fianco dei musulmani. I vertici delle Nazioni Unite sono colti di sorpresa dalla decisione del generale francese e sono costretti a dichiarare Srebrenica zona di sicurezza. È la risoluzione 819. Srebrenica, that will be a safe area. Well, what does that mean? That's surely safe. Safe area? You know? Okay. Il mattino seguente, i comandanti ONU presentano la risoluzione 819 delle Nazioni Unite al generale serbo bosniaco Mladic.
Il generale Mladic si dava un sacco di arie. Mi disse, io sono l'esercito serbo, non mi potete trattare in questo modo. Per la rinuncia a Srebrenica, Mladic esige una contropartita. Ja sam dao predlog sporazuma koji se sastoji u tome da se definiše tačno vreme predaje oružja muslimanske strane. Poi Mladic se ne andò a giocare a ping pong con un colonnello francese. Il comandante bosniaco di Srebrenica si ritirò in una stanzetta. Morion, proclamatosi protettore di Srebrenica, deve convincere il comandante bosniaco a disarmare i suoi uomini. Morion mi disse, accettate le condizioni di Mladic o Srebrenica sarà condannata. Il comandante bosniaco capitola. L'ONU sbandiera la vittoria. La risoluzione ha bloccato i serbi. Ma il generale Mladic sa di poter conquistare la città quando vuole. Il presidente Clinton inaugura il museo dell'Olocausto. A Elie Wiesel, sopravvissuto ad Auschwitz, l'assedio di Srebrenica suggerisce paralleli tra la pulizia etnica in Bosnia e il genocidio nazista. I have been in the former Yugoslavia, and Mr. President, I cannot not tell you something. We must do something to stop the bloodshed in that country. Ethnic cleansing. What does that remind you of? And what is our responsibility? And who stood there while the Jews were being taken away? Come in risposta a queste domande, la comunità internazionale elabora il piano di pace Van Sowen. Lord Owen lo spiega alla TV americana. And the Muslims. If we're going to get peace by negotiation, then we've got to get these three peoples together. They've got to learn how to share power, and they've got to share the country, and we've got to stitch it together again. La Bosnia sarebbe diventata uno stato suddiviso in 10 province, autonome nei settori dell'istruzione, dei trasporti e della polizia. La disposizione sul territorio avrebbe consentito ai serbo-bosniaci di controllare gran parte delle regioni conquistate, senza però poter formare uno stato serbo indipendente. Lord Owen incontra il presidente Milosevic, l'uomo che appoggia i serbi di Bosnia. Per convincere Milosevic ad accettare il suo piano, Owen ha ricevuto dall'ONU una nuova arma, la minaccia di pesanti sanzioni contro Serbia e Montenegro. What is at issue is whether the Serbian people in Bosnia-Herzegovina, in Serbia and in Montenegro take on the world. Noi serbi esigevamo un trattamento uguale per tutti i gruppi etnici e il piano Van Sowen ce lo garantiva. Ricordo che Milosevic si allungò sulla poltrona e disse «Sono fiducioso». Sembrava soddisfatto. Sapeva che ciò avrebbe causato dei problemi, ma per la prima volta appoggiò davvero un piano di pace. Lord Owen riunisce in fretta e furia tutte le parti in causa. Il presidente bosniaco Izetbegovic, quello croato Tudjman e i croato-bosniaci hanno già approvato il piano di pace. Mancano solo i serbi di Bosnia. Dissi a Milosevic, se firmiamo, grandi contingenti ONU verranno dislocati nelle nostre terre e noi saremo isolati. Ma Owen è fiducioso. Spera che Milosevic, finanziatore e protettore di Karadzic, lo spinga a firmare il trattato. Milosevic si ritira a discutere con Karadzic per convincerlo che l'assenso di Belgrado al piano di pace non è un tradimento della causa serbo-bosniaca. Milosevic disse, il piano Van Sowen non funzionerà mai, non riusciranno a metterlo in pratica. Karadzic non capiva gli aspetti positivi del piano. Era troppo ossessionato dalla questione territoriale.
Milosevic gli disse: Radova, sei forse cieco? Non ti accorgi che stiamo dicendo la stessa cosa? Siamo davvero tanto stupidi. Il piano per me era davvero troppo rischioso. All'Occidente bastava inviare 10.000 soldati nei due nostri punti più vulnerabili e per noi serbi di Bosnia sarebbe stata la fine. Il giorno dopo, Milosevic disse a Karadzic: il tempo è scaduto. Karadzic strinse i denti, prese la penna e firmò. This is a happy day, a day in the Balkans, a day in Athens, sunshine, and let's hope that this does mark the moment of an irreversible peace process for Bosnia-Herzegovina. Stavljanjem potpisa na Vance-Ovenov plan, Srbi nisu izvršili samoubistvo. Srbi su ovim potpisom samo pokazali svijetu da će ostati i opstati na svojoj teritoriji, na teritoriji Republike Srpske, a parlament će reći svoju riječ. Karadzic ha una scappatoia. La sua firma al piano Van Sowen è subordinata alla ratifica da parte dell'Assemblea dei Serbi di Bosnia. I membri dell'Assemblea si riuniscono nella loro capitale, Pale, alle porte di Sarajevo. Il primo ministro greco, Konstantin Mitsotakis, accompagna Milosevic per aiutarlo a convincere i delegati serbo-bosniaci. Karadzic spiega all'assemblea perché ha sottoscritto il piano. Plan che è vama dobro poznat. U osnovi è katastrofale. Sì, dissi loro che il piano era una catastrofe e aggiunsi: ma siccome l'ho firmato, ora lo devo difendere. Posledice jednog teškog, tegobnog mira su možda mnogo manje od posledica jednog nastavka rata. Uno dopo l'altro i leader ospiti spiegano perché è necessario accettare il piano di pace. Nel frattempo il generale Mladic, bollato dai media internazionali come criminale di guerra, è rimasto bloccato da una frana mentre è diretto all'assemblea. CNN, guarda, come la prima pomoccia CNN. Pa moramo malo da dočaramo sadašnje vreme prisutnima. Ne vide to svi kao mi vojnici iz blizine. Quando vedemmo quelle mappe, Milosevic e io restammo di sasso. Non capivamo a che cosa Mladic stesse mirando. I ovo je rezultat našega rukovodstva, našega naroda i naše vojske. Toliko je bilo jasno kada je on iznio dve mappe. Mladic mostrò due cartine. Prima ci fece vedere cosa avevamo conquistato. Poi ci mostrò le proposte del piano Van Sowen. I delegati non dovettero pensare a lungo. Era chiaro a quanto territorio noi serbi avremmo dovuto rinunciare. A Milosevic è venuto per sostenere il piano Van Sowen. Tocca arringare la folla. Sembrò quasi che sarebbe riuscito a far cambiare opinioni a tutti. Smatram da odluka za mir nema alternativu. Smatram da je odluka za mir i osnaženje potpisa koji je stavio Radovan Karadžić u Atini odluka u interesu srpskog naroda u Bosni i u interesu celog srpskog naroda. Imao sam utisak. Se si fosse votato in quel momento, credo che avremmo vinto. I delegati avevano incominciato ad accettare le nostre argomentazioni, ma ci fu una pausa.
Ali gospodin Krajišnik je označio pauzu. In aperta sfida a Milosevic, l'assemblea serbo-bosniaca si riunisce a porte chiuse. Milosevic e io cercammo di entrare, ma ce lo impedirono. Capimmo allora che la decisione sarebbe stata definitivamente no. Definitivo, negativo, no? Non disse quasi nulla. Disse solo, ce ne andiamo. Per favore, la macchina. Tutto qui. And that's it. Il piano Van Sowen è affossato e con esso le ultime speranze di formare una Bosnia unita e multietnica. I serbo-bosniaci continuano nella costruzione del loro stato indipendente. Al sud, anche i croati di Bosnia, già alleati dei musulmani, iniziano a ritagliarsi il proprio stato. Il nostro fronte di guerra con i serbi era un incubo lungo almeno 1000 chilometri. Fece il possibile per evitare uno scontro anche con i croati. Il presidente Izetbegovic tenta disperatamente di salvare l'alleanza con i croato-bosniaci. Attraversa le linee serbe per recarsi a Mostar, dove incontra il comandante dell'esercito croato di Bosnia. Non è un segreto che i croati della Bosnia del Sud avrebbero preferito fare parte della Croazia. Sapevo che i croato-bosniaci volevano provocare una guerra. Volevano che il sud della Bosnia diventasse parte della Croazia. Il loro piano era ovvio. Izetbegovic ha buoni motivi di aver paura. È da tempo che il croato Tudjman e il serbo Milosevic progettano la spartizione della Bosnia. I croato-bosniaci attaccano i loro ex alleati musulmani. Lo scontro è voluto dal comandante in capo di tutte le forze croate. Ordinai alle mie truppe di non entrare nel cuore della Bosnia. Inviai il nostro esercito solo a proteggere tutte quelle parti della Bosnia che sono popolate dai croati. Ma sul cammino delle formazioni croate ci sono anche villaggi musulmani. Per un anno l'esercito croato era stato spalleggiato da migliaia di combattenti musulmani. Ora i croati fanno prigionieri gli ex alleati. Eravamo costretti a mettere i prigionieri da qualche parte, perciò allestimmo dei campi di internamento. Dissi al nostro ministro della difesa, state attento, non fate nulla di cui noi ci si debba vergognare. Un giornalista riesce a entrare in un campo di internamento alle porte di Mostar. I prigionieri erano chiusi in grandi cisterne interrate dove un tempo si metteva il carburante. Prima della guerra il campo era stato una base dell'esercito. Questi serbatoi erano interrati per metà. Faceva un caldo insopportabile, non si riusciva a respirare. L'aria arrivava ai detenuti attraverso un piccolo buco. Molti non ce l'hanno fatta. I nostri ragazzi erano stati massacrati. Ecco perché commettemmo quello sbaglio. In quei momenti ti va il sangue alla testa e non capisci più nulla. Più tardi ti vergogni come uomo e come croato. Responsabili dei campi di internamento sono i vertici del governo croato. Il presidente Tudjman doveva per forza essere al corrente dei campi. Gli chiesi chi li avesse organizzati.
Mi disse, noi croati non dobbiamo vergognarci. Forse ci possono essere dei campi, ma li hanno anche gli altri. Non era una buona scusa. To nije bilo opravdanje. Spinti dalla minaccia dell'annientamento, i musulmani contrattaccano e bloccano l'avanzata dei croati. In rappresaglia i croati distruggono il ponte di Mostar, costruito 4 secoli prima dai musulmani. Ormai in Bosnia tutti si battono contro tutti. Il fallimento della diplomazia europea è totale. Paolo Mieli. Abbiamo visto di nuovo l'immagine del ponte di Mostar che crolla, ma abbiamo visto anche i primi campi di concentramento, con quelle immagini che sono terribili perché ci ricordano campi di concentramento del passato e quindi una pulizia etnica di cui si è parlato, i protagonisti di questo filmato hanno parlato. Questa inconsistenza della diplomazia internazionale, intanto l'assenza dell'ONU, suggerisce qualcosa, Mieli? Ma innanzitutto riassumiamo brevemente i termini della vicenda a questo punto. La Bosnia, che è composta all'incirca dal 50% di musulmani, il 30% di serbi malcontati e il 20% di croati, sono cifre all'ingrosso, ha diritto per norma costituzionale di scindersi dalla Jugoslavia. Ha diritto, così recita l'articolo 1 della Costituzione. Due paesi, Slovenia e Croazia, già si sono scissi e se ne sono andati. A questo punto è ovvio che il diritto è dalla parte di chi è della popolazione che è maggioranza, cioè la parte musulmana. Del resto mi domando se Milosevic teorizza la possibilità che la Jugoslavia resti unita con varie comunità, così deve poter accadere anche nella piccola Bosnia, nella Bosnia Erzegovina, dove varie comunità devono convivere integrandosi con la comunità maggiore. Invece vediamo che il problema si sposta rapidamente sulla Serbia, sulle popolazioni serbie, ed è qui che l'ONU tenta una generosissima mediazione, perché il piano Vance Owen è una forma molto accurata e generosa di mediazione, ma i serbi rispondono con una barzelletta. Questo gioco delle parti fra Milosevic e il suo generale. Ma assolutamente, io penso, insomma, diciamo le cose come stanno. Tutta la sceneggiata è da una parte impressionante e da una parte ridicola. La storia del giornalista televisivo che fa finta di uccidersi in diretta per far vedere quali sono i sacrifici. Io penso che se in quel momento Milosevic avesse voluto fosse davvero intenzionato, come sembrava che fosse, e avesse voluto gettare la spada di Brenno su questa cosa, avrebbe avuto motivi assai convincenti per indurre i serbi di Bosnia alla ragione. Avrebbe potuto domarli e come. Se non li domò, in parte fu perché fu sconfitto, ma in parte perché fin da allora era loro complice. Garimberti, io torno al punto della questione delle mediazioni, che poi insomma sono anche oggetto in queste ore di articoli sui giornali. L'assenza o comunque l'inconsistenza di queste mediazioni, l'incapacità di arrivare a trovare una soluzione. Mieli suggerisce che in realtà non dobbiamo tanto credere al Milosevic buono che vuole fare la pace e a Mladic cattivo che invece si porta dietro la maggioranza dei voti e fa saltare l'accordo. Le cose stanno in un altro modo. Beh, intanto al momento in cui siamo arrivati adesso, 1993, Milosevic, sono d'accordo con Mieli, non aveva nessuna intenzione di scaricare i serbo-bosniaci, anzi era complice loro e loro erano in fondo delle marionette nelle sue mani. Ci arriverà 2 anni dopo a scaricarli, quando si renderà conto che non può più tenerli. Ma andiamo poi avanti e sì, arriveremo poi andiamo a avanti, certo. Per tornare alla tua domanda,
L'ONU è fisicamente presente, l'abbiamo visto, Morillon c'è, la bandiera dell'ONU c'è, le truppe con i caschi blu ci sono, ma è inconsistente perché non ha la forza di imporre la pace. Allora, nella dottrina dell'ONU c'è il peacekeeping, cioè il mantenimento della pace, che è un'attività nella quale l'ONU si è esercitata per molti anni in varie parti del mondo e bene o male ha funzionato, quando c'erano degli accordi ben precisi che dovevano essere fatti rispettare perché anche le parti volevano rispettare. Ma quando arriviamo al punto chiave che era necessario in quel contesto bosniaco, cioè il peace enforcement, cioè imporre la pace con la forza, l'ONU non ha gli strumenti. Cioè Morillon, come disse una volta il Stalin del Papa, non aveva le divisioni. E allora per Karadzic, per Milosevic e per Tudjman, perché è molto importante l'ultimo aspetto, Tudjman, il presidente croato, e Milosevic, il presidente serbo, avevano un piano in comune per spartirsi la Bosnia. A una cena a Londra, Tudjman a Patty Ashton, un politico inglese che sedeva vicino a lui a tavola, tracciò su un tovagliolo il piano di spartizione della Bosnia che lui aveva concordato con Milosevic. Quindi era tutto preordinato. A questo punto l'ONU avrebbe dovuto fare quello che molto tempo dopo avrebbe fatto la NATO, mandare una forza in grado di dire: attenzione, noi siamo talmente più forti di voi militarmente che se ci sparate addosso, se non rispettate gli accordi, noi vi annientiamo. E quindi imporre la pace. Il piano Vance Owen, in fondo, era, come ha detto Miri, un buon piano. Aveva forse il difetto di essere complicato, perché divideva la Bosnia in una sorta di pelle di leopardo, quindi era molto poi complicato tenerlo insieme. Però era un piano che consentiva di mantenere in parte quell'equilibrio multietnico sulla quale la Bosnia aveva sempre vissuto e che era stato un esempio addirittura di equilibrio multietnico, di stato multietnico nella multietnica Jugoslavia. Il pezzetto dell'annunciatore la dice in modo un po' diverso rispetto a questa attitudine al convivere insieme. Però fino a quando c'era stata la Jugoslavia titina aveva retto e aveva retto anche molto bene, c'erano i matrimoni misti, certo. Funzionava tutto certo. Sommato. Ecco, per questo piano Vance Owen però era un piano fragile perché non aveva dietro di sé le forze armate necessarie e sufficienti per imporlo sul terreno. Karadzic, Mladic, più o meno etero diretti da Milosevic, facilmente lo hanno mandato a pezzi, perché in questi casi bisogna imporre la pace. È il problema che si pone tutt'oggi nel Kosovo, se vogliamo. Mieli, brevemente, ricordo che nella prima parte di questo racconto, quindi tre lunedì fa, a un certo punto ci siamo soffermati sul carattere dei protagonisti e nel caso di Tudjman ricordo che lei ha detto, insomma, anche lui è un tipetto da prendere con le molle, nel senso che un altro personaggio, un altro protagonista che non è a tutto tondo o buono o cattivo. In effetti quello che abbiamo visto attorno alla storia dei campi di concentramento, ma anche al fatto che poi si accorda con i suoi ex alleati e comincia a combatterli, mi pare che dica molto sul tipo di attitudine, no? Assolutamente, l'ha appena detto Paolo Garimberti, Tudjman è stato in tutta questa vicenda un tipo, ecco, ripetiamo l'espressione che abbiamo usato due settimane fa, un tipo molto poco affidabile. Seguiva i suoi interessi, in questa fase lo abbiamo visto, non so come dire, imbrogliare i musulmani o comunque trarre l'inganno i musulmani, cercare di avere la loro confidenza come se potessero fare insieme un'alleanza antiserba e poi mollarli alla prima occasione. Sta di fatto che tutta la vicenda parte dal momento in cui Tudjman e Milosevic si mettono quasi d'accordo per papparsi una buona fetta di Bosnia e Erzegovina. E questo rimane il fatto di questo conflitto. Quanto, scusami, brevissimamente, il problema della mediazione è un problema che ha 120 anni. Quando si fece il primo accordo su questa regione nel 1878 al Congresso di Berlino, Bismarck disse che queste terre non meritavano il sangue neanche di un granatiere di Pomerania. L'illusione... Com'era la frase? Che queste terre non meritavano il sangue di un solo granatiere di Pomerania. E Bismarck fece un ordine, noi ricordiamo sempre quello di Tito, ma anche l'ordine di Bismarck durò 40 anni. E per 30 di questi anni, sono 30 anni importanti agli effetti del nostro racconto,
fino al 1908 la Bosnia ebbe una sua semi-indipendenza, si organizzò quasi come Stato sovrano. Poi, per vicende legate alla guerra con gli ottomani, l'Austria-Ungheria la fece propria e di lì cominciò il dramma che stiamo ancora vivendo. Mi serve da introduzione, perché a un certo punto gli Stati Uniti decidono di entrare in campo in maniera più pesante rispetto a quella, cioè rispetto alla discesa in campo della mediazione di Vance Owen, e quindi di conseguenza anche Mosca decide che i Balcani sono un teatro nel quale bisogna mettere i piedi e le mani? Beh, deve passare ancora un po' di tempo rispetto al momento in cui ci siamo fermati col filmato. Infatti, perché ci stiamo per arrivare. Perché gli Stati Uniti decidono questo quando c'è l'assedio di Sarajevo e quando ci sono la strage di Srebrenica e quella di Gorazde. A quel punto gli Stati Uniti capiscono che non possono più restare fuori da questa guerra in quanto leader dell'Occidente, e di fronte all'impotenza dell'ONU, che peraltro gli Stati Uniti contribuiscono a creare perché non pagano i contributi all'ONU, non riconoscono in grande misura l'autorità dell'ONU, gli Stati Uniti decidono di entrare in campo direttamente di fronte alle immagini che arrivano da Sarajevo assediata, soffocata, strangolata. E abbiamo sentito Wiesel, tra l'altro, che parla a Clinton. Ed è bellissima quella frase di Wiesel, che dice appunto una frase straordinaria, perché anticipa una situazione, e Clinton deve averci pensato a lungo a quella frase, nonostante le tendenze degli Stati Uniti a non ingerirsi. Perché se Bismarck aveva detto appunto non vale un granatiere di Pomerania, in effetti Clinton a lungo ha detto non vale un marine che torna a casa nel body bag, cioè nel sacco di plastica in cui torna i cadaveri. E a lungo ha esitato su questo. Si è poi deciso di fronte allo scandalo internazionale di questa terra di Bosnia abbandonata a se stessa. E andiamo immediatamente adesso a vedere la discesa in campo degli Stati Uniti. Clinton si concentra sui problemi interni e sui nuovi rapporti con la Russia di Yeltsin. The United States is not prepared to put ground troops into Bosnia in order to resolve or impose a solution onto the conflict there. Ben presto, tuttavia, Clinton cambia rotta. Teme che il fuoco bosniaco si estenda a tutti i Balcani e quindi sconvolga l'Europa. Gli americani minacciano Zagabria. Se Tudjman continuerà la guerra contro i musulmani, la Croazia subirà pesanti sanzioni economiche. Washington sa che Tudjman rivuole la Craina e la Slavonia, territori croati controllati dai serbi, ma per riuscirci ha bisogno del sostegno americano. Capì che in Bosnia era necessario prevenire un conflitto tra la civiltà occidentale e quella islamica. Ecco perché proposero questo accordo con i musulmani. In poche settimane il presidente Clinton ottiene un trionfo diplomatico. I presidenti di Croazia e di Bosnia firmano un'alleanza che pone fine a uno dei conflitti bosniaci. Ma a Sarajevo un'esplosione ricorda al mondo che la pace è ancora lontana. Muoiono 68 persone. I have just completed a meeting with advisors discussing the terrible and outrageous incident in Sarajevo yesterday. Have you decided against airstrikes, Mr. President? No. But the authority under which airstrikes can proceed requires the common agreement of our NATO allies. La NATO manda un ultimatum ai serbi. Hanno 10 giorni per ritirare l'artiglieria pesante dalle colline attorno a Sarajevo. Srbi nikad nisu primali ultimatum ni od koga, niti prihvatali, pa neće ni u budući. I nema potrebe nama ultimatum da se... Ne pravite razliku između ova dva... Nije nama ultimatum nikakav postavio. Respinsi l'ultimatum. Piegarsi avrebbe significato solo altri ultimatum della NATO.
A 4 giorni dalla scadenza dell'ultimatum, il premier inglese Major si reca a Mosca. L'ultimatum della NATO non è piaciuto alla Russia, amica dei serbi. Non ho detto ai russi di tenersi fuori perché erano affari nostri. Dissi loro: questi sono i motivi per cui noi della NATO abbiamo agito così. Questo è il quadro. Per favore, fate la vostra parte. Yeltsin apprezza il gusto della sfida. Ma ciò che i russi non fecero fu informarci della loro iniziativa personale. Please wait a little bit, maybe 30 minutes, and after that I think we're going to have something to say. Nel giro di qualche ora un inviato di Mosca raggiunge Pale con una lettera di Yeltsin. I serbi la lessero ad alta voce e potei vedere l'impressione che questa suscitò. Era una lettera di Yeltsin in cui chiedeva loro di fare la cosa giusta. In sostanza, la Russia chiedeva ai serbi di non andare allo scontro frontale, di fare marcia indietro. E come garanzia, noi russi eravamo pronti a mandare le nostre truppe attorno a Sarajevo. Acconsentimmo in fretta. Pensai che il coinvolgimento di Yeltsin e l'invio di truppe russe fosse di vitale importanza. Allo scadere dell'ultimatum, le truppe russe prendono posizione. Il loro spiegamento nei dintorni di Sarajevo rende impossibile un attacco aereo della NATO. A questo punto i serbi ritirano dalle colline la loro artiglieria pesante. Per la prima volta in 18 mesi la popolazione della capitale può camminare per le strade in relativa sicurezza. Almeno a Sarajevo i serbo-bosniaci sono stati costretti alla pace. Ma Karadzic cambia improvvisamente fronte e mette alla prova la determinazione delle potenze occidentali. Volevo mostrare al mondo, e in particolare agli americani, che noi serbi eravamo superiori e potevamo schiacciare l'esercito musulmano. Per dimostrarlo, Karadzic sceglie la più importante delle enclavi musulmane nella Bosnia orientale. Gorazde, che come Srebrenica è stata dichiarata dall'ONU zona di sicurezza. Il 5 aprile mi svegliarono alle 4 del mattino. Mi dissero che i blindati serbi avevano attaccato Gorazde e che la città era in fiamme. Le informazioni sono esagerate, ma i serbi stanno davvero bombardando la città. Il generale Rose decide di non intervenire militarmente. La risoluzione dell'ONU ci chiede di dissuadere gli attacchi contro le zone di sicurezza, ma dissuadere non è la stessa cosa di difendere o proteggere. Quando 2 blindati serbi arrivano in città, il generale Rose decide che è il momento di dissuadere. I got the target on my nose. Hey, what are you aiming at, dude? I'm at an 8, right at a 10. We have bomb flash. Il primo attacco aereo della storia NATO colpisce una tenda. È un posto di comando serbo-bosniaco. Ma i serbi non si lasciano dissuadere a lungo. Il loro comandante, il generale Mladic, risponde prendendo in ostaggio 150 uomini dell'ONU. Mladic urlò nel telefono per 20 minuti. Minacciava di non lasciare uscire vivo alcun membro delle forze ONU suo prigioniero. L'ONU invia una delegazione per negoziare il rilascio degli ostaggi.
Eravamo giunti ad un accordo. Ci stavamo preparando a bere l'aperitivo. Subito dopo l'insalata ricevemmo un messaggio in cui si diceva che il generale Rose stava cercando di contattarci. Hello, Mr. Kashi. Michael, I'm here. Il generale Rose informa i suoi superiori che stanno pranzando con i leader serbo-bosniaci che le forze dell'ONU sono sotto il fuoco serbo. The situation has deteriorated very rapidly while you've been in the meeting. They're firing on our guys. We need air support now. Over. Era una delle situazioni più surreali che avessi mai vissuto nella mia carriera. Rose era a Sarajevo, Mladic nei pressi di Gorazde. Io ero qui, il rappresentante ONU laggiù. Avevamo due cartine geografiche e due telefoni. How about Dr. Kaj ordering immediate ceasefire? Sir, I don't think that by the time the message gets to the units on the ground, they will all be either dead or captured, over. In sostanza noi eravamo lì con un soldato attaccato al radiotelefono e sentivamo il comandante ONU che cercava di chiedere l'intervento dell'aviazione per bombardare proprio le persone con le quali Karadzic stava parlando. Ero furibondo. Chiesi a Mladic, cosa stai combinando? Mladic risponde a Karadzic che i suoi stanno colpendo la città e non le postazioni dell'ONU. Se i caschi blu si trovano sotto il tiro serbo, la colpa è solo loro. Insistetti perché il generale Rose ci dicesse la verità. Alla fine l'ONU ammise che i caschi blu si trovavano nel posto sbagliato. L'ONU non ha altra scelta. Chiede alla NATO di sospendere l'attacco aereo. Manda un elicottero a prelevare un casco blu inglese gravemente ferito. Intanto l'offensiva serba continua. Quella notte il governo bosniaco convoca il mediatore ONU Akashi e il generale Rose. I bosniaci esigono spiegazioni. What if they attack now again? The chance that they did all day. I mean, you understand our position because yes. We've been saying this to you and General Rose since 2 weeks now. This is I'm sorry, but this is. No, I mean, you are right. It has become a laughable matter. Fu quello il momento in cui i teppisti dell'esercito serbo-bosniaco capirono che potevano sfidare la NATO. Sapevano che nessuno avrebbe fatto nulla. Gli americani sono decisi a ristabilire la loro credibilità. Does that justify shelling a hospital, shelling the UN headquarters, taking United Nations hostages when we have never been involved in the war against them, when all we did was to do what we said we would do all along, which is if they threatened our people, we would use air power? They are the complete aggressors and wrongdoers. Il presidente Clinton chiede un immediato attacco aereo delle forze NATO. Ricevetti telefonate da personalità importanti che chiedevano di scatenare una guerra contro i serbi di Bosnia. Gli americani lanciano un ultimatum. I serbi hanno 12 ore per ritirarsi da Gorazde. We don't just go and take out a tank that's been striking the town. We're going to be able to attack a wide target set. The point is to give the message that enough is enough. Nel Mar Adriatico, 200 aerei della NATO sono pronti al decollo. A Belgrado, l'inviato speciale ONU Akashi compare al fianco di Milosevic e Karadzic e annuncia l'ennesimo cessate il fuoco. Per 2 settimane i serbi hanno tenuto in scacco le Nazioni Unite e le forze NATO e hanno imparato a non temere la comunità internazionale. Это генерал Младич, генерал Младич. Eravamo così felici quando arrivarono le truppe dell'ONU. Ma nella sola Sarajevo 10.000 civili hanno perso la vita. L'ONU se n'è rimasta in disparte a guardare. Che beffa. Какая ирония. You all know that there's a protection of the UN forces.
Rimberti, è un po' difficile spiegare alla gente di Goraz che correva sotto le granate queste sottigliezze in base alle quali le Nazioni Unite si muovono o non si muovono per dissuadere, per frenare, per bloccare, e poi soprattutto questo atteggiamento di Mladic, dei serbi, di assoluta, no? Questa consapevolezza dell'impunità quasi, è vero? Beh, certo, anche perché continuiamo lì è ancora nell'equivoco, cioè si tratta di forze ONU. Tutto cambia quando dalle forze ONU si passa alle forze NATO, vere e proprie forze NATO, da quando cioè l'ONU viene spossessata della, tra virgolette, mediazione che non è mai riuscita in realtà a realizzare, e si passa al famoso gruppo di contatto di cui non si è ancora parlato, ma il gruppo di contatto che poi diventerà il protagonista degli accordi di Dayton, di cui fanno parte gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, la Germania, la Russia, l'Italia e anche il Canada, perché era aggregato anche il Canada. E quando, io ricordo perché andai a una riunione a Londra ed era immediatamente prima della tragedia di Srebrenica. Sì. E a quel punto la famosa frase che anche qui abbiamo sentito pronunciare dall'ambasciatore americano alla NATO, enough is enough, enough, is enough. Basta. Quando è troppo, è troppo. Venne fuori in questa riunione di Londra, in cui fu deciso che a quel punto non era più accettabile tergiversare ancora con questi balletti diplomatici, l'ONU, la NATO che però non può intervenire perché deve aspettare l'autorizzazione dell'ONU e c'è sempre il Consiglio di Sicurezza, che c'è un veto che viene fuori all'ultimo momento, prende in mano veramente la situazione e a quel punto comincia la vera offensiva militare, quella che fa capire ai serbi di Bosnia che non hanno più la possibilità di combattere contro dei nemici inesistenti, dei nemici disarmati, che diventano degli ostaggi, abbiamo visto quell'immagine terribile del casco blu dell'ONU, sì. Che diventa uno scudo umano, sì. Ecco, a quel punto tutto cambia improvvisamente, ecco, questa immagine appunto, cambia improvvisamente tutto quanto. Mieli, a parte il fatto che ci sono dei passaggi che sembrano cinema puro, cioè quella conversazione incrociata tra il generale Rose che sollecita un attacco aereo per fermare il bombardamento sui soldati dell'ONU e contemporaneamente quelli dell'ONU che stanno pranzando con i serbo-bosniaci, dico, a parte questi passaggi di cinema puro, ci sono degli altri passaggi, per esempio Clinton che dice alcune frasi, eccetera, sembrano pari pari le cose che si sono verificate un mese e mezzo fa, poco prima poi dell'attacco, con i serbi che fino all'ultimo momento continuavano per la loro strada. È una sensazione giusta questa? Sì, sì, assolutamente. E direi che il filmato riguarda storie di 6-5 anni fa, ma può essere tranquillamente applicato anche alle vicende di oggi. In che senso? Noi dobbiamo intenderci su cosa significa ONU e NATO. Non sono due cose intercambiabili. L'ONU risponde a un'organizzazione di tutti i paesi mondiali e ha dei limiti. L'ONU, diciamocelo chiaramente, è adatta, una volta che è tornata la pace, a conservarla, a organizzare la ripresa della vita e, se è possibile, di una vita democratica. Ma finché in guerra, a parte quel soldato che abbiamo visto appeso a un palo come ostaggio, l'ONU, le truppe ONU comunque costituiscono un impedimento. Noi abbiamo visto in questo filmato una cosa che è molto istruttiva e ci deve far riflettere su oggi. Deve essere chiaro che qui nessuno è un guerrafondaio, non ci importa, ma quando cominciano ad arrivare a terra dei soldati dell'ONU, gli aerei della NATO non possono bombardare, devono andare da altre parti. Se i serbi, come hanno cominciato a fare in Bosnia, poi non si comportano lealmente, come è già accaduto più di una volta, a quel punto la presenza di soldati ONU rappresenta una paralisi per le attività militari. Talché questa esortazione, ma facciamo venire l'ONU, è un'esortazione speciosa. L'ONU può andare in un territorio in cui c'è stata la guerra nel momento in cui è stata riconquistata una pace sicura, a prova di bomba, perché quando ci sarà da ricombattere, se ci saranno lì dei soldati, speriamo di no, ma quando ci fosse da ricombattere, se ci saranno dei soldati dell'ONU, questi saranno un limite, saranno obiettivi, scudi umani per il regime, sì, di Milosevic. Sì. Tant'è che a proposito delle garanzie soltanto apparenti delle Nazioni Unite, siamo rimasti al generale Morillon che arriva a Srebrenica e dice questa zona è sottoposta alla garanzia, alla sicurezza delle Nazioni Unite, e invece vediamo che cosa accade.
Un altro villaggio della Bosnia è stato distrutto. Questa volta sono stati i musulmani di Srebrenica ad aver lanciato un'offensiva contro i serbi. In passato i musulmani si limitavano ad uccidere per poi scappare. Ora danno fuoco all'intero villaggio. Nastupio è trenutak u kome... Le cose erano arrivate ad un punto tale che nessuno riusciva più ad avere il benché minimo controllo sulla situazione. Razumno controllo. I serbi decidono di occupare Srebrenica. È questa la decisione che costringerà gli americani a imporre la pace in Bosnia, ma solo dopo che gli abitanti della città saranno stati sacrificati. Sino ad ora Srebrenica è stata zona protetta, un rifugio per decine di migliaia di musulmani in fuga dai serbi. Da 3 anni sopravvivono circondati dal nemico. Qui la gente ha sofferto abbastanza. Vuole riavere la libertà. Vuole vivere una vita normale. Nasser Oric zakupu un ufficiera upravo... Al comandante Oric fu ordinato di presentarsi al quartier generale e al suo stato maggiore. Avevamo previsto l'attacco serbo contro Srebrenica e loro avevano bisogno di istruzioni. Quell'ordine è però un inganno. Una volta lasciata Srebrenica, agli ufficiali viene proibito di farvi ritorno. La difesa dell'enclave musulmana non costituisce più la principale priorità del governo bosniaco. Il nostro governo aveva fatto parecchie concessioni politiche. Molti cessate il fuoco erano stati accettati al solo scopo di salvare Srebrenica. La città di Srebrenica è condannata. Il governo bosniaco ha capito che nessuno in Occidente, neanche il suo sostenitore più convinto, avrebbe mosso un dito per salvarla. Fin dal mese di giugno il destino di Srebrenica era sembrato piuttosto cupo. Stavamo già pensando allora che sarebbe stata cosa saggia proporre una sorta di scambio che prevedesse almeno la cessione della più piccola fra le enclavi orientali in cambio di altro territorio nella Bosnia centrale. All'inizio del mese di luglio i serbi attaccano la città. Priva dei suoi comandanti, Srebrenica non è in grado di resistere all'offensiva serba. Il nostro ultimo messaggio radio è stato questo. Per noi il tempo è scaduto. Srebrenica è in mano al nemico. Stiamo cercando di scappare. Per fuggire ai militari serbi, migliaia di abitanti musulmani di Srebrenica si dirigono verso la foresta. Subito dopo esserci messi in cammino, siamo finiti in un campo minato. Abbiamo dovuto procedere in fila indiana. Io camminavo appoggiando i piedi sulle orme lasciate dall'uomo davanti a me. Era l'unico modo per evitare le mine. Iniziano così una marcia di 70 chilometri attraverso una foresta setacciata dalle pattuglie serbe. Immaginatevi 15.000 persone costrette a marciare in fila indiana. I musulmani che non se la sentono di affrontare quell'esodo si affidano alla protezione dell'ONU. ...25.000 musulmani affollano la base ONU di Srebrenica. Ma l'esiguo contingente ONU non può far fronte alle soverchianti truppe dell'esercito serbo bosniaco del generale Mladic. Molim vas, budite veoma strpljivi. Samo malo. Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu. Svi koji žele da napuste ovu teritoriju, također mogu. Obezbedili smo dovoljno. Anche il leader dei serbo-bosniaci recita la sua commedia davanti alle telecamere. Our army is very, very responsible. People, civilians, as well as UN personnel are completely safe and secure. I serbi organizzano un servizio di pullman per l'evacuazione dei civili, ma quando arrivano in territorio musulmano, da quei pullman scendono solo donne e bambini. Gli uomini di Srebrenica sono scomparsi. Dove sono finiti gli uomini di Srebrenica lo scopriremo tra pochissimi minuti dopo la pubblicità.
Immaginate 15.000 persone per 70 chilometri in fila indiana in mezzo ai campi minati. Alla fine gli uomini non ci sono più. Tra pochi minuti ancora con Jugoslavia, morte di una nazione. Nella fuga da Srebrenica assediata, anzi ormai occupata dai serbi, 15.000 persone tra i boschi e in mezzo ai campi minati. Al termine di questa lunghissima, disperata fuga, migliaia di uomini sono spariti. Vediamo che fine hanno fatto. Di notte vivevamo nel terrore. Loro prelevavano le persone nel sonno, le portavano fuori. Prima il silenzio, poi i cani si mettevano a latrare, poi gli spari, poi di nuovo il silenzio. E questo si ripeteva ogni notte. Non c'è salvezza. Solo in questo campo sono sepolti circa 2.000 uomini di Srebrenica. I massacri continuano senza tregua per diversi giorni. In un villaggio abbiamo scoperto circa 200 corpi. Quegli uomini erano stati fucilati. Abbiamo cercato di identificarne alcuni, ma il fetore dei cadaveri era insopportabile. I musulmani che stanno attraversando la foresta a piedi sono un facile bersaglio per i serbi. La vita a Srebrenica era un inferno. Ma quello che abbiamo vissuto durante quella fuga nella foresta era il nono girone dell'inferno. Eravamo circondati. Ci hanno bombardato con i mortai, ci hanno sparato addosso con i lanciarazzi. Poi alcuni sono usciti allo scoperto per arrendersi. A quel punto gli uomini hanno incominciato ad urlare. Hanno perso il controllo dei propri nervi. Si sono puntati le armi l'uno contro l'altro. E sono cominciati i suicidi. Tre cari amici si sono abbracciati. Poi uno di loro ha tolto la sicura ad una bomba a mano. Sono morti insieme. Nel marzo 93 il generale Morion aveva fatto alla popolazione di Srebrenica una solenne promessa. Il 14 luglio 95 il neo eletto presidente francese chiede all'ONU di onorare il proprio impegno. J'ai proposé à nos principaux partenaires, à ceux qui sont les plus attachés à ces règles du droit international, du droit des gens à vivre, à être respectés, de réagir ensemble, de façon concertée, de façon forte et limitée, en clair, de reprendre l'enclave de Srebrenica. Il presidente Clinton ascoltò con interesse la richiesta del presidente Chirac. Sollevò qualche obiezione sulla opportunità o sulla fattibilità di tale piano dal punto di vista militare e poi suggerì un'alternativa. Clinton informa il presidente francese di essere disposto a fare uso della forza al solo scopo di creare uno stabile equilibrio politico in Bosnia. I collaboratori di Clinton abbozzano un piano che prevede alcuni trasferimenti di popolazione. Trasferimenti che lo stesso Occidente avrebbe definito in precedenza operazioni di pulizia etnica. Le enclavi musulmane vicine al confine con la Serbia devono passare ai serbi.
mentre dall'altra parte del paese una vasta area di terre serbe deve passare ai musulmani. Invece di tracciare i confini in maniera un po' confusa, cosa che avrebbe avuto una sua logica nell'ambito di un negoziato dettagliato e in base all'attuale posizione delle varie popolazioni, noi dovevamo creare un territorio il più semplificato possibile. La chiave del piano del presidente Clinton sta nell'appoggio offerto all'alleato della Bosnia, la Croazia. La Croazia aveva perso un quarto del suo territorio finito in mano ai serbi della Krajina. Da 4 anni il presidente croato Tudjman sta progettando la riconquista di quelle terre. Volevamo mostrare la nostra forza. Volevamo far capire ai serbi che dovevano scendere a patti. La Croazia, incoraggiata dagli Stati Uniti, aveva creato un esercito con il quale annientare i serbi della Krajina. Aspettava solo l'autorizzazione a procedere. Sapevamo che un attacco di quel genere avrebbe creato un gran numero di profughi e causato problemi di natura umanitaria. D'altra parte, offriva comunque la possibilità di semplificare le cose. Che l'operazione avrebbe avuto luogo, lo abbiamo saputo qualche giorno prima. Sono andato a trovare il presidente Tudjman per consegnargli una nota diplomatica. Ci preoccupano le indicazioni dalle quali risulta che voi state preparando un'offensiva nei settori sud e nord. I loro servizi segreti avevano fatto un buon lavoro. Abbiamo fatto capire chiaramente a Tudjman che non approvavamo l'uso dell'intervento militare. Dopo aver ricevuto la loro nota, ci ho riflettuto a lungo. Ma non mi ha fermato. Sapevo che eravamo in grado di vincere. Tudjman ha interpretato bene tutti i segnali. 3 giorni dopo, il suo esercito incomincia a bombardare la città di Knin, capitale della Krajina serba. I croati sono largamente superiori, sia per numero di uomini che per armamenti. Entrano senza problemi nella città. I soldati serbi sono già fuggiti. Ancora una volta, una comunità vecchia di secoli viene sradicata dalla sua terra. 100.000 serbi sono costretti a fuggire dalla Croazia. Hanno aderito a un regime basato sulla pulizia etnica e ora ne pagano le conseguenze. Sembra che la maggioranza dei serbi facesse parte della loro milizia. Gli altri si erano lasciati convincere che noi eravamo fascisti, quindi sono fuggiti. Per fare in modo che i serbi non possano più tornare, le truppe di Tudjman bruciano i loro villaggi, uccidono centinaia di anziani che rifiutano di andarsene. Credevo che il 70% dei serbi sarebbe rimasto. Avrebbe visto che la democratica Croazia tutela i diritti civili. I serbi possono dare la colpa di quanto è avvenuto solo a se stessi. Il presidente Tudjman ha ottenuto una Croazia etnicamente pura. Zastava ovdje znači dovršenje dijela uspostave slobodne nezaviste Hrvatske. In questa offensiva i musulmani della Bosnia si sono uniti al loro alleato croato.
Dopo 4 anni di sconfitte, il presidente bosniaco Izetbegovic assapora la sua prima grande vittoria. Combinazione, era proprio il giorno del mio compleanno. Mi venne a prendere il generale Dudakovic. La sua vittoria l'aveva reso popolare. Mi sono congratulato col generale perché ci aveva fatto conquistare tanta terra. Draghi vojnici, pozdrav domovini! La gente in festa riempiva le strade. Si poteva sentire il profumo della libertà addirittura nell'aria. I festeggiamenti non durano a lungo. In quell'attentato perdono la vita 37 persone. Gli esperti di balistica affermano che il colpo è stato sparato dal territorio in mano ai serbo-bosniaci. 2800 milioni. L'episodio è proprio quello che gli americani stanno aspettando. La via era libera per una vera e seria risposta militare e non più per sterili giochini. Una vera campagna di bombardamenti, non solo una bomba o due, non per un solo giorno o due, ma tutto quello che era necessario. I leader serbo-bosniaci si arrendono. We consider President Milosevic's announcement yesterday that he can now negotiate for the Bosnian Serbs something of a procedural breakthrough. Infatti, sapevamo di avere davanti per la prima volta la possibilità di un negoziato serio. Mentre gli aerei statunitensi bombardano le postazioni serbo-bosniache, il vice segretario di Stato americano fa la spola tra le capitali delle nazioni in guerra. President Clinton has set us here today on a mission of peace in a moment of war. L'obiettivo di Holbrooke è quello di persuadere i leader in conflitto a partecipare ad una conferenza di pace. Ai serbi offre il riconoscimento del loro mini-stato, chiamato Repubblica Srpska, all'interno della Bosnia. C'è una sola Bosnia. È fatta di due parti e tutti l'hanno accettato. La concessione di Sarajevo è stata di permettere che una delle due parti si chiami Repubblica Srpska. In cambio, Holbrooke promette ai musulmani che le truppe statunitensi avrebbero imposto un accordo di pace. La diplomazia americana è sostenuta dai bombardamenti aerei. I velivoli della NATO distruggono la rete di telecomunicazioni serbo-bosniaca. La Repubblica Srpska è completamente isolata. Milosevic deve fare qualcosa. Si incontra quindi con Holbrooke a Belgrado. Milosevic ci ha detto che dovevamo fermare i bombardamenti. Stava sfidando il potere di Holbrooke dicendo in sostanza: lei è responsabile di quel paese, ambasciatore Holbrooke. Non è in grado di interrompere i bombardamenti? Non è in grado di farlo?
Holbrooke replica che prima devono cessare i bombardamenti su Sarajevo. Milošević gli dice di parlarne con i responsabili. Milošević e io abbiamo detto agli americani che potevano parlare direttamente con Karadžić e Mladić. Holbrooke ha chiesto, ma dove sono? Lui ha risposto, in una villa a circa 200 metri da qui. Milošević tenta di mettere Holbrooke in difficoltà. Gli americani avevano sempre categoricamente rifiutato di incontrare Karadžić e Mladić perché accusati di crimini di guerra. President Milošević has made some suggestions and we're going to take a quick break to caucus among ourselves. Gli americani decidono di cambiare atteggiamento e accettano di incontrarsi con i leader serbo-bosniaci. Samo im je srpski narod toliko veći trn u oku koliko ovo duže traje, jer je za ovo zadnja katastrofa da su sila number one i da trebaju da pregaze svet kao da uzmu četku pa ga prefarbaju u boju koja njima odgovara, a nisu još to raščistili sa nekim malim srpskim narodom. Holbrooke decide di mettere Milošević alla prova. Gli dissi, signor Presidente, ci aveva detto che eravamo qui per parlare seriamente. Se non è così, noi dobbiamo andarcene. Gli americani abbandonano la sala. Milošević ricorda Mladić che senza trattative con gli americani, la NATO avrebbe distrutto il suo esercito. Gli americani vengono pregati di riprendere le discussioni. I serbi ritirano l'artiglieria pesante che aveva messo in ginocchio la capitale della Bosnia. Gli americani interrompono gli attacchi aerei. L'unica cosa che ancora manca agli americani per poter indire una conferenza di pace è un cessate il fuoco nel resto della Bosnia. I musulmani con i loro alleati croati si stanno infatti affrettando ad occupare quanti più territori sia loro possibile. A quell'epoca i serbi occupavano ben più della metà della Bosnia. Il presidente Izetbegović e io credevamo naturalmente di avere la possibilità di capovolgere le posizioni. Nella Bosnia occidentale l'artiglieria croata e la fanteria musulmana sfondano facilmente le linee serbe. Le forze vittoriose provocano una nuova ondata di profughi verso la Serbia e il Montenegro. Abbiamo detto agli americani che quell'enorme esodo di profughi avrebbe alterato radicalmente il quadro politico della regione, che le decisioni non sarebbero più dipese da noi e che saremmo stati costretti ad intervenire direttamente. Holbrooke prende l'ammonimento sul serio, consapevole di quanto sarebbe stato difficile persuadere i musulmani ad arrestare la loro avanzata. Per convincerli, approfitta dell'occasione offertagli dalla cerimonia di insediamento di un nuovo ambasciatore in Bosnia. So help me God. Congratulations. Dopo il giuramento ho chiesto se il generale Kerik e io potevamo vedere il presidente Izetbegović da soli. A quel punto dei negoziati bisognava ottenere un cessate il fuoco, perché non avremmo avuto un'altra occasione simile per molto tempo. Per convincere il presidente bosniaco a fermare il suo esercito, il generale Kerik descrive catastrofici scenari futuri. Ci preoccupava il fatto che i serbi stessero rafforzando le proprie linee con l'artiglieria ritirata da Sarajevo o da altre zone. Ho detto, signor Presidente, riusciranno a sfondare le vostre linee, sono troppo vulnerabili. La nostra offensiva stava andando bene. I nostri comandanti ci consigliavano di proseguire l'avanzata. Gli ho detto, lei si sta giocando a dadi il destino del suo paese.
Volevamo guadagnare tempo. Accettai il cessate il fuoco dopo 5 giorni, ma prima dovevamo sistemare le cose a Sarajevo. L'assedio più lungo della storia moderna era finito. I'm pleased to announce that the parties in Bosnia have agreed to a ceasefire to terminate all hostile military activities. Torna la luce, torna il gas nella città di Sarajevo dopo questo lungo assedio e finalmente le parti decidono di incontrarsi per verificare la possibilità di trovare una soluzione negoziale al conflitto. Quindi tutto si trasferisce a Dayton e tutto quello che è accaduto in Bosnia sembra quasi dimenticato. Vediamo come vanno le cose durante questa lunga fase di negoziato. Gli uomini di Clinton si mettono al lavoro per trasformare il cessate il fuoco in un trattato di pace. Useranno tutti i mezzi di cui la diplomazia americana dispone. Per le trattative scelgono un luogo insolito. Welcome to Wright-Patterson Air Force Base, one of the largest and most diverse United States Air Force installations. A un anno dalle elezioni presidenziali, Clinton gioca d'azzardo. Spera che rinchiusi nella base militare i 3 presidenti balcanici giungano ad un accordo. Clinton dà ai suoi uomini 17 giorni per concludere un'intesa. Are you optimistic about the talks? I am. If I am not, I wouldn't be here. Thank you. Thank you. Le speranze di pace degli americani dipendono da un uomo che in precedenza avevano definito un criminale di guerra. How confident are you the talks will succeed, sir? Come over here. How confident are you the talks will succeed? Well, I'm optimist. I believe the talks will succeed. We attach the great importance to peace initiative of United States. On behalf of President Clinton, I welcome you to the start of these historic peace talks. If we fail, the war will resume and future generations will surely hold us accountable. And then I walked around. Poi sono passato dall'altra parte del tavolo dove erano seduti i presidenti balcanici e li ho invitati a stringersi la mano, cosa che hanno fatto. Izetbegovic sa che queste trattative sanciranno la divisione del suo paese. Aveva già accettato di dividere metà della Bosnia con i suoi pericolosi alleati, i croati. La parte restante sarebbe stata assegnata ai serbi. All'inizio ci hanno fatto vedere delle carte geografiche inaccettabili. Ho detto che evidentemente durante tutte le nostre vittorie loro avevano dormito. Izetbegovic affida l'incarico di condurre le trattative al suo primo ministro, Aris Silagic. We cannot survive the dead. We cannot survive the 17,000 children dead in Bosnia. But we can get some justice here, and that justice means a fully functional Bosnian state. Integrity, sovereignty, justice, democracy. Thank you. Okay. La costituzione di un nuovo stato bosniaco viene abbozzata qui. Il potere viene sottratto al governo centrale e assegnato invece alla Federazione Musulmano Croata e alla Repubblica Serbska. Nessuno dei presenti vuole che la linea del cessate il fuoco si trasformi in un confine permanente, ma i molteplici tentativi di modificarla portano le trattative a un punto morto. Avevo previsto una conferenza della durata di 17 giorni, ma eravamo già arrivati al 16° senza fare un solo passo avanti rispetto all'11° giorno. Era una giornata d'un freddo pungente, ma ho detto a Milosevic, facciamo 2 passi. Così il Milosevic e io ci siamo diretti verso il recinto esterno ed abbiamo fatto un giro del perimetro della base. E siamo finiti al circolo ufficiali verso le 12. L'assistente di Holbrooke invita al circolo ufficiali anche Silagic. Speravamo di farli incontrare perché potessero almeno parlarsi. A quel punto mi sono avvicinato a Silagic e gli ho detto che Milosevic voleva parlargli di Gorazde. E che voleva venire al mio tavolo. Lui ha detto no. Il fatto di venire al mio tavolo gli avrebbe dato in un certo senso un vantaggio psicologico. L'idea di essere costruttivo, di concedermi qualcosa, eccetera. Così ho detto di no. Andrò io al suo tavolo. Queste sono le nostre piccole usanze balcaniche.
Incominciarono a parlare in serbo-croato e Milosevic stava dicendo: Harris, che cosa vuoi? Ciò che Siladžić vuole è una garanzia di sicurezza per Gorazde, l'ultima enclave musulmana rimasta nella Bosnia orientale. Non volevamo che restasse un'enclave, dovevamo collegarla fisicamente con il resto della Bosnia. Riusciremo a risolvere questa crisi in Bosnia solo con mezzi politici. Non esiste alcuna soluzione militare. E ha detto: adesso basta, la collegherò io, ci penserò io. Avrete una strada sotto controllo internazionale che porterà da Gorazde al vostro territorio. Sarà la NATO a costruire la strada da Gorazde a Sarajevo. A quel punto Milosevic si trova costretto a negoziare con gli americani l'esatta quantità di terra serba che è disposto a sacrificare per realizzare quella strada. Così quella notte ho portato il presidente Milosevic nel nostro piccolo centro operativo, dove abbiamo questi sofisticati simulatori di volo che vengono impiegati per perfezionare la precisione dei nostri attacchi aerei. Avevamo delle immagini aeree dell'intero paese e azionando la cloche si poteva sorvolare qualsiasi zona del territorio, fermarsi, guardare direttamente in basso, guardare di lato, salire, scendere. Holbrook ha guardato il monitor e ha detto: qui ci sono solo montagne. Niente case, niente villaggi. E gli abbiamo risposto: questa è la Bosnia. Holbrook ha scosso la testa. Per realizzare la strada Gorazde Sarajevo devono trovare un corridoio in mezzo alle montagne, abbastanza largo e militarmente difendibile. Allora abbiamo portato il presidente Milosevic in volo simulato su e giù per una strada che passa in mezzo alle montagne tra Gorazde e Sarajevo e che, una volta ripristinata, avrebbe forse potuto risolvere il problema. Abbiamo discusso la questione fino alle 2 del mattino, mentre venivano consumate grandi quantità di alcol. Alla fine Milosevic mi ha dato la mano dicendo: d'accordo, ci siamo. E ha fatto un brindisi. Caro Holbrook, abbiamo trovato la nostra strada. Gli americani sono determinati a concludere le trattative in tempo per la loro festa del ringraziamento, alla quale manca solo una settimana. Ma i musulmani non hanno alcuna intenzione di scendere a compromessi. Gli americani sembravano convinti che la questione si potesse risolvere con una breve serie di riunioni, come se si trattasse di una lite personale. In realtà eravamo separati da una montagna di cadaveri. È necessario convincere i bosniaci a collaborare. Per convincere i bosniaci abbiamo usato due grandi pannelli, due storyboard, che descrivevano ciò che avrebbero potuto ottenere. Ai musulmano-croati è stato promesso il 51% della Bosnia, ai serbi il 49%. La tabella di Warren Christopher dimostra che con il corridoio di Gorazde, musulmani e croati avrebbero superato abbondantemente il loro 51%. Li abbiamo mostrati a Izetbegovic per spingerlo a concludere l'accordo. Non perdete questa occasione. In cima ad uno dei pannelli a caratteri cubitali c'era scritto: la federazione acquisisce il 58% del territorio. Quel pannello è stato lasciato nella stanza del presidente Izetbegovic, collocato tra il divano e il comodino, di modo che l'unica cosa che si poteva vedere chiaramente stando seduti in quella stanza era la scritta: la federazione ha il 58%. E così, quando Milosevic si è recato a trovare il presidente Izetbegovic, la prima cosa che ha visto è stata proprio quella scritta. Milosevic non coglie il lato umoristico della vicenda e si precipita dai negoziatori americani. Ha tuonato: non sapevo di aver rinunciato a tanto territorio. E ha continuato: solo il 51-49% può funzionare. Ci siamo impegnati su queste cifre. Holbrook non ha scelta. Ha le due parti in causa da tempo fino alla mezzanotte del giorno successivo perché si mettano d'accordo su una divisione del 51-49%.
Ma i musulmani si rifiutano di cedere un solo palmo di terra prima di aver visto soddisfatta la loro richiesta principale. Infatti, fin dall'inizio delle trattative, la loro delegazione ha insistito perché i serbi rinuncino a tutti i quartieri di Sarajevo sotto il loro controllo. Ma i serbi non erano d'accordo. Speravano di separare la Sarajevo serba dal resto della città. Milosevic dice a Holbrooke che avrebbe appianato il dissidio lui stesso e fa al negoziatore musulmano un'offerta sorprendente. Ha detto: voi meritate Sarajevo perché avete combattuto per tenerla, mentre quei vigliacchi vi uccidevano dalle colline, riferendosi ai serbo-bosniaci. È evidente che il presidente serbo vuole qualcosa in cambio. Silazic mi ha detto che Milosevic pretendeva la città di Boečko. Silazic dice a Milosevic che su Boečko Izetbegović è intransigente. Questa battaglia viene vinta da Milosevic e Silazic deve ancora trovare il modo per ridurre la porzione di territorio musulmano croato al 51%. In piena notte gli viene un'idea. Offre di restituire un vasto territorio che le forze musulmano-croate avevano sottratto ai serbi poco prima dell'inizio della conferenza. Allora si sono dati la mano e hanno detto: ok, abbiamo un accordo. Così abbiamo stappato una bottiglia di vino e Warren Christopher ha detto: festeggiamo. Gli americani ottengono un successo diplomatico di grande prestigio. Hanno messo fine alla guerra in Bosnia. Ma nell'euforia del momento commettono una gaffe. Si dimenticano di invitare la delegazione croata. Avevo la sensazione che ci fosse qualcosa che non andava, qualcosa di grave. Mi sono rivolto a Hill dicendo: sarà meglio far venire Tudjman. E io gli ho risposto: Dick, sono le quattro e un quarto. Vogliamo convocare Granic? Sono stato enfatico nel mio rifiuto. Ho detto che c'erano 0,00 possibilità di accettare quella carta. Era assolutamente inaccettabile per noi. E si è rivolto a Silazic e ha inveito contro di lui. Ha detto: lei ha dato via il territorio che noi avevamo conquistato. L'accordo di pace faticosamente tessuto in 17 giorni fallisce in 37 minuti. Tocca quindi al presidente Clinton cercare di salvare la conferenza. Telefona al presidente croato chiedendogli di rinunciare ad una parte del territorio che aveva rifiutato di cedere la notte prima. Ho detto al presidente Clinton: caro presidente, questo l'ho già fatto. Avevo infatti già deciso di non permettere che qualche chilometro di terreno roccioso compromettesse la pace. Però, ha detto, lo farò solo se anche i bosniaci rinunceranno ad una parte del territorio che reclamano. Alle 10:30 di sera, Warren Christopher è venuto da me. Non ha voluto sedersi, ha detto: vogliamo la vostra risposta definitiva entro l'ora. Ammetto di aver perso un po' la calma con lui e qualcuno ha detto che ho gridato. Forse questo è un po' esagerato, io sono abbastanza mite e allora quando alzo la voce lo si nota. La nostra risposta è stata: rinunceremo ai punti percentuali ma non cederemo Boečko. Izetbegović chiede che il destino di Boečko, assegnato ai serbi la notte precedente, venga deciso con un arbitrato. Gli ho detto che non avevo alcuna intenzione di negoziare altri accordi a suo nome. The United States has already told the Balkan delegations the talks will end in a few hours without a Bosnia peace agreement. A quel punto Milosevic e Tudjman hanno un colloquio a quattro occhi. Fin dall'inizio della crisi jugoslava sono stati loro a determinare il destino della Bosnia. Milosevic avanza la proposta di firmare l'accordo senza Izetbegović. Io ho detto che non potevo. Per contro, il presidente Tudjman ha suggerito a Milosevic di accettare la richiesta bosniaca di un arbitrato sulla città di Boečko. Alla mia proposta, Milosevic ha risposto: beh, forse. Holbrooke e i suoi collaboratori sono convinti che la conferenza sia fallita, quando Milosevic irrompe nella stanza. Milosevic entrò e disse: d'accordo,
Ecco la mia ultima offerta. Il massimo che posso fare è accettare di sottoporre la città di Boečko a un arbitrato internazionale da concludersi entro un anno. Sigurno da se sve koncesije koje su učinjene ne mogu uporediti sa ostvarenjem rezultata, to je mir. Questa volta, prima di festeggiare, gli americani interpellano tutte le parti in causa. Warren Christopher mi ha chiesto, è disposto a firmare se loro accettano l'arbitrato su Boečko? Bisogna prendere una decisione subito. E c'è stata una lunghissima pausa. Ho detto sì. Loro hanno risposto, allora va tutto bene. We could ask the three presidents to stand up and for us to join them standing and express our appreciation for what they've done in Dayton and our hopes for the future. Dispetti, strette di mano, sorrisi, poi alla fine questo applauso dei quattro protagonisti che data nemmeno quattro anni fa, tre anni e mezzo fa, il 21 novembre 1995. Davvero sembra che in 17 giorni si siano tutti dimenticati che si sono lasciati dietro una montagna di cadaveri? Paolo Mieli, è così? Ma sì, devo dire la verità che sulla pace di Dayton fummo tutti abbastanza scettici, nel senso che già la pace sulla Bosnia fatta con due capi di Stato, uno della Serbia e uno della Croazia, è già un inizio di bella bizzarria. A un certo punto i due capi di Stato stranieri minacciavano anche di mettersi d'accordo su proposta di Milosevic tra di loro di lasciar fuori il legittimo capo di quello Stato. E poi tutta questa vicenda, anche questo interessantissimo capitolo finale, ci insegna una cosa, che se noi andiamo a fare paci una dietro l'altra, territorio per territorio, non arriveremo mai a capo. Avremo delle illusioni ottiche, dei brindisi, delle cerimonie, dei festeggiamenti in tempo per una partita di baseball, ma poi dopo un anno, due anni, tre anni, la vicenda riscoppierà. Praticamente che cosa vuol dire questo? Che solo tornando a quel congresso di Berlino del 1878, solo un grande accordo internazionale garantito anche militarmente su tutta la regione può dare qualche speranza. Di queste paci io mi auguro che non ci sia che non ci si limiti a una Dayton del Kosovo, perché significherebbe che domani il problema ci rispunta. E guardate, gli attori sono gli stessi, le cose sembrano riproporsi. Ma a questo punto può esserci il paradosso che rispunta in Bosnia tranquillamente, cioè rispunta in una di quelle situazioni che apparentemente sembravano già risolte. Garimberti a Dayton c'era e si ricorda forse anche quella partita di football americano dove Izetbegovic è andato in una pausa del negoziato. Perché Sirazic, il primo ministro di allora, aveva studiato negli Stati Uniti, era un appassionato di football americano, lo portò a vedere questa partita per sciogliere un po' la tensione, la noia di questo lunghissimo negoziato in questa base terribile dove anche noi giornalisti non sapevamo mai che cosa fare, perché nessuno ci diceva niente. Avevamo solo una gioia la sera andare a cena da Jay, un ristorante dove si mangiavano buone aragoste, tutto lì. Vabbè, insomma, questo non è meno male. Però nell'Ohio, tra l'altro. Nell'Ohio. Ma in 17 giorni del Kosovo non si è mai parlato, cioè non è mai venuta fuori questa possibilità che la bomba orologeria Kosovo potesse esplodere dopo la Bosnia? Ma intanto perché, come ha appena detto Paolo Mieli e condivido i suoi giudizi, questa era una pace finta, una pace fatta di pezzettine di incastro che, come si è visto la storia di Boečko, di questa città che diventava l'ultimo baluardo della resistenza dei bosniaci, e poi si trovava e facciamo un arbitrato. L'arbitrato Dayton è del 95, non è mai stato concluso, tra l'altro. Così non è l'unico, peraltro. Per cui questo dimostra come questa pace di Dayton in realtà sia fragilissima, fittizia, la Bosnia non è mai tornata a funzionare, le istituzioni non funzionano. In realtà che cos'è rimasta la Bosnia? Un grande protettorato internazionale con una sorta, tra virgolette, di viceré che si chiama Carlos Westendorp, ex ministro degli esteri della Spagna, che è incaricato di far funzionare questi accordi di Dayton, di fatto ha preso in mano la situazione, è il vero capo di quello
di quello stato fittizio che è la Bosnia di oggi. Ma di Kosovo non si è parlato per una ragione molto semplice. Intanto perché appunto mancava la visione complessiva, mancava la visione, dire questa non è una regione che puoi pacificare a pezzetto per pezzetto, devi pacificarla con uno schema generale e comprensivo di tutto. Ma per un'altra ragione, questo l'ha detto più volte Holbrooke, mi è capitato di sentirglielo dire anche personalmente, ogni volta che ho sollevato la questione del Kosovo, sapendo che il Kosovo era potenzialmente una polveriera ancora più grande della Bosnia, ho trovato da parte di Milosevic un totale rifiuto. Milosevic a un certo punto Milosevic a un certo punto ha detto a me in fondo, e poi l'abbiamo sentito anche nel filmato, di Karadzic e Mladic non me ne importa più molto, li lascio al loro destino, ma sul Kosovo non osate tirare fuori il Kosovo, perché io sul Kosovo sono intransigente, per ragioni che poi l'abbiamo letto tante volte in questi giorni, che sono ideologiche, sono diciamo della storia della Serbia, sono di interessi anche economici non piccoli e di interessi geostrategici, quindi sul Kosovo non si lo ha detto, fu un gravissimo errore e ce ne siamo accorti. Ce ne stiamo accorgendo. Mieli, la sensazione così, osservando le azioni, i gesti di questi signori, che poi sono gli stessi che oggi si muovono nel teatro dei Balcani e della ex Jugoslavia, Milosevic insomma fa l'impressione di essere un uomo capace di muovere e di organizzare anche la trattativa rio uso e consumo, intanto parla un ottimo inglese e poi tutto sommato ha fatto le mosse giuste nel momento giusto, sfruttando proprio i secondi pur di portare a casa un risultato. È così, cioè Milosevic, a proposito di uomini, piccoli uomini, di tipi strani, come lo potremmo raccontare da quello che abbiamo visto? Ma è un uomo molto capace, che ha grande esperienza, che come dicevamo due settimane fa è arrivato alla politica dopo una formazione fuori dalla politica e quindi è più ricco di un normale politico, però quelle che si sono viste così sono astuzie da sensale, non c'è niente che mi abbia lasciato senza fiato. Non c'è nulla dello statista, insomma. Non c'è nulla. E vorrei dire in conclusione che in questo momento si è sviluppato un grande dibattito internazionale su un articolo bizzarro, su un saggio di uno studioso che aveva scritto un libro su Hitler e sulla collaborazione dei tedeschi a Hitler. Goldhagen, esattamente. Il libro si chiamava I volonterosi carnefici di Hitler. E diceva sostanzialmente che i tedeschi erano stati complici di Hitler. Adesso lui, la popolazione, cioè insomma... La popolazione tedesca. Adesso lui dice, guardate, stiamo attenti a fare queste differenziazioni. Quel leader, quel Milosevic, è il suo popolo. E la vicenda non si risolverà se non succederà quello che è accaduto in Germania, in Austria, in Giappone dopo la guerra. Cioè una grande presenza internazionale che svelenisce gli animi per un congruo numero di anni, dopodiché questi paesi hanno dimostrato di Germania, Austria e Giappone di riprendere una vita democratica. Dice, se non ci sarà, io è curioso, è una tesi estremista e molti l'hanno rifiutata, però c'è un elemento intellettualmente stimolante, se non ci sarà una forte presenza di granatieri di Pomerania anche disposti a versare quella goccia di sangue, e questo paese ritornerà sempre fuori nella sempre maniera fuori. In cui l'abbiamo visto. Andiamo un attimo e torno da Grimberti, andiamo al T3, Floriana Bertelli dovrebbe essere in collegamento.